vivere. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. L'età migliore è quella che hai adesso. Con questo slogan, Maggie Coon, nel 1970, fonda il movimento delle Grey Panthers per opporsi alla legge che la costringeva a ritirarsi dal lavoro a 65 anni, pur non avendo ancora maturato una pensione adeguata. Vinta questa battaglia, le Grey Panthers vengono riconosciute dalle Nazioni Unite tra le organizzazioni non governative. Sono state in prima fila nelle manifestazioni degli anni 70 contro la guerra in Vietnam e oggi contro la presenza USA in Iraq. Da allora estendono il loro raggio d'azione dai problemi degli anziani a tutta l'area dei diritti civili. La strategia era molto semplice, quella proposta da Maggie Coon era: fai sentire la tua voce, vai di fronte fisicamente a coloro i quali devono risolvere i tuoi problemi, parla loro, anche se all'inizio la tua voce sarà tremante, prima o poi qualcuno ascolterà. La fondatrice Maggie Coon, sin dall'inizio, volle sottolineare il fatto che alcuni problemi, la mancanza di denaro, nel senso di retribuzioni inadeguate, la mancanza di assistenza medica, la mancanza di ruolo sociale, non caratterizzavano una fascia di età, tant'è che all'inizio Maggie Coon volle stabilire una stretta relazione tra gli anziani e i giovani, intesi come le parti esterne al corpo centrale della società che subivano maggiormente ingiustizie. Better than tall, still I can see the light.